Buonasera a tutti, eccoci qui riuniti a parlare della morte. Argomento tosto, argomento importante. Ho deciso quest'anno di lanciarmi in questa avventura un po' bizzarra per il corso interdisciplinare che, come ormai da tradizione, stiamo lanciando in primavera, parlando della morte. L'anno scorso abbiamo parlato del femminino sacro. I vari insegnanti di Aretusa Academy che erano a bordo l'anno scorso l'hanno declinata all'interno della propria materia di competenza, e quest'anno, così per allegria, per simpatia, per rimanere tutti quanti un pochettino pimpanti allegri, ho deciso di motu proprio di parlare della morte. È un argomento tosto, no? È un argomento che riguarda tutti, con cui ci confrontiamo tutti quanti nel corso della nostra vita, volenti o nolenti, che allo stesso tempo getta, no, il grande rimosso, la grande ombra, il grande tabù, la grande paura, oltre ad essere il grande motore, no? Se noi ci troviamo nell'antropocene, se ci troviamo in questo mondo sviluppato, se abbiamo fatto dei progressi tecnologici, culturali, tutto quanto, è in qualche maniera per scappare dalla morte, in qualche maniera per migliorare, per migliorare la vita, per spostare il punto della morte un pochettino più in là. In realtà l'argomento di quest'anno, l'argomento che avevo deciso di lanciare quest'anno, era tutto un altro, era il mondo greco. Avevo dato ai vari insegnanti disposizioni di prepararsi su qualche cosa sul mondo greco, ellenico, in qualche maniera inerente a quell'ambiente lì, e quando poi sono stato preso da una folgorazione sulla via di Damasco in seguito a chiacchiere e discussioni, perché esattamente un anno fa, mentre ci trovavamo qui a fare la presentazione del corso interdisciplinare dell'anno scorso, abbiamo avuto qua in casa mia un evento luttuoso. Di lì ne è partita una chiacchiera, un confronto, uno stimolo, un pungolarsi vicendevole con mia moglie. Così nelle discussioni, negli spunti, nelle cose, mi è venuto voglia di mettere a disposizione mia, di tutti quanti voi, le conoscenze, no? Le cose, no, che sono state raccolte nella propria vita, nella propria esperienza, dai vari docenti di Aretusa Academy proprio su questo argomento. Proprio perché è veramente il grande rimosso, ci sono un sacco di cose che non vengono affrontate su questo, e mi piaceva l'idea di scuotervi, di tirarvi un po' di roba in faccia che potesse stimolare anche voi stessi nelle vostre analisi, no? Nel vostro riflettere e nel vostro confrontarvi con, appunto, l'argomento con cui tutti quanti in qualche momento, prima o dopo, ci dovremo confrontare. Adesso passerò la palla ai vari docenti. Quest'anno abbiamo 9 insegnanti che parleranno, anzi 9 più 1, nel senso che Francesca e Nadim sono in accoppiata, quindi saranno 9 lezioni che partiranno il 21 di marzo. Andranno avanti con cadenza settimanale fino al 23 di maggio, c'è solamente una settimana di pausa perché il martedì casca con il 25 aprile e il 25 aprile si festeggiano altri morti, la morte di un qualche cosa con la nascita di un qualche cosa di nuovo, e l'ho voluta lasciare libera quella settimana proprio per questo motivo. Cominceremo con Irene, poi andiamo avanti con tutti quanti gli altri vari insegnanti e le altre varie materie. Una cosa che ho fatto quest'anno di diverso rispetto all'anno scorso è che, nel momento in cui un insegnante aveva una mole di argomenti o di un volume di argomento notevole, di dargli la possibilità immediatamente di lanciare il corso di approfondimento rispetto a quello che ha detto, di quello che dirà durante la lezione singola. Come sapete, l'anno scorso abbiamo fatto, non so, la lezione su Kali Durga Cinnamasta di Claudio Marucchi, poi mi è stata chiesta
un approfondimento e lo abbiamo fatto in autunno. Con Irene abbiamo fatto gli asteroidi e l'abbiamo fatto poi l'approfondimento in autunno. Quest'anno ho deciso di condensare e di far partire gli eventuali corsi di approfondimento dopo un 10-15 giorni dalla lezione che è all'interno del progetto, appunto, La morte dove tutto inizia. Quindi alcuni corsi, vedrete, alcune lezioni avranno poi uno sviluppo successivo quasi immediato di approfondimento. Irene parlerà di Saturno, Claudio parlerà di morte e magia, Luca Usta, che adesso vediamo se riesce a ricollegarsi, parlerà della morte nel mondo greco, Paolo Riberi parlerà della morte nell'ognosticismo. E per gli altri insegnanti sta a voi rompergli i coglioni sufficientemente per fare poi anche un corso di approfondimento. Ma mi tolgo io dallo schermo, nonostante io sia del Leone e apprezzi molto essere così proprio bello grande allo schermo, mi faccio piccolo piccolo e passo la palla a Irene Zanier, che sarà la prima insegnante, come l'anno scorso. Anche l'anno scorso aveva aperto il corso lei sul femminino, squadra che vince non si cambia, anche quest'anno le facciamo aprire il corso sulla morte, e quindi passo a lei la parola, mi faccio piccolo piccolo piccolo, esci dal layout individuale e diamo la parola a Irene. Oh, grazie Igor. Allora, eccola qua. Ciao. Allora, per chi non mi conosce, mi presento, sono Irene Zanier, sono un'astrologa e curerò l'intervento sulla morte dal punto di vista astrologico. Ho pensato a come impostare la serata di stasera, la presentazione di stasera, senza dare troppi spoiler, però alcuni spoiler ovviamente li darò. E partirei dicendovi innanzitutto che l'astrologia nasce come materia predittiva, anche di predizione appunto del momento della morte, della malattia, della possibilità, la velocità di recupero, perché dovete sapere che comunque è solo in un secondo momento che l'astrologia diventa anche disponibile per il popolo, quindi per noi. Inizialmente l'interesse era quello di riuscire a prevedere quelli che erano eventuali momenti critici nella vita di regnanti e nella vita di nobili o comunque di persone che detenevano il potere. Motivo per cui l'astrologia, in un'epoca in cui la materia medica non era ancora sofisticata come oggi, l'astrologia dava risposte di questo tipo. Poi possiamo discutere fino a quando vogliamo se questa cosa sia reale, non reale, attendibile o meno. Quello che io farò e quello che sarà il mio tentativo è quello di far vedere appunto quello che è stato il tentativo degli astrologi antichi di arrivare a una predizione. Prima di tutto, andando a distinguere quella che è la morte personale dalla morte degli altri, andando proprio a vedere il rapporto della persona con la morte, quindi andando a vedere in che modo nel tema natale possiamo vedere il nostro rapporto con la morte o con la morte degli altri. Il pianeta, qua Igor ha fatto uno spoiler, il pianeta che tradizionalmente associato al taglio è appunto Saturno. Stiamo parlando di un'epoca in cui Plutone, che è il pianeta moderno che è stato attribuito alla morte, non era ancora stato scoperto, e quindi andremo a vedere in che modo le esperienze saturnine sono collegate appunto a questo taglio del filo e a tutto ciò che è collegato nelle varie tradizioni al taglio delle messi e al taglio appunto anche agricolo, dal punto di vista agricolo. Andremo a vedere in che modo possiamo, o meglio, in che modo gli antichi calcolavano i periodi più probabili di morte, quindi andando a vedere quelli che sono le tecniche, senza entrare troppo nel dettaglio perché ve le farò vedere, ma non vi insegnerò perché mi hanno detto: bambini, non fatelo a casa.
e di conseguenza vi parlerò di quelli che sono appunto i metodi di calcolo dei periodi anaretici secondo appunto diverse tecniche. Andremo poi a vedere appunto quella che è la tecnica del calcolo della durata della vita con diverse modalità, o anche quello che, quando l'astrologia era appannaggio anche dei medici, quelle che venivano definite le cosiddette carte di decubito per vedere qual era la velocità anche di guarigione, quindi per scongiurare l'esito fatale. Darò ovviamente anche dei riferimenti a quella che è l'astrologia moderna e a quello che è stato anche il cambio di forma mentis nell'utilizzo dell'astrologia, non tanto per la previsione appunto del momento della morte, perché non c'è previsione migliore nella nostra epoca che rivolgersi a dei medici prima di rivolgersi ad altri sistemi, però tradizionalmente noi possiamo andare appunto a dare un'occhiata a quello che gli antichi facevano, quello che i medici antichi facevano, e quindi parleremo di questo. Non so se ci siete ancora, sì, Igor? Sì, sì, no, cioè mi ero mutato e stavo parlando lo stesso, ma... Okay. Grazie Irene. Allora, vedo che c'è qualcuno che voleva rientrare perché qua la connessione è un pochettino ballerina. Allora, facciamo rientrare Luca, eccolo qui. Ciao. E adesso passiamo la palla ad Alessandro. Alessandro che ci parlerà di Mozart, no? Layout individuale. Eccolo qua. Ciao Ale. Ciao Igor, buonasera a tutti. Piacere ancora essere qui. E ringraziarti doverosamente per un semplice motivo. Tu hai così, mi hai proposto di portare in Aretusa Academy una materia che non esiste in natura. Il mio corso si è sempre chiamato musicologia esoterica, ma ce lo siamo un po' inventato fra di noi, nel senso che faccio giusto una parola. Mi chiamo Alessandro Nardini, intanto mi presento, sono musicologo, appassionato di discipline esoteriche, musicista, insegnante, e ho appunto avuto l'occasione, la fortuna di avere del tempo per poter dedicare a uno studio di un aspetto della musicologia, della musica colta, che mi interessava parecchio, cioè in che modo i musicisti colti si fossero relazionati ai fatti esoterici. Abbiamo chiamato appunto musicologia esoterica questo ambito di indagine, fermo restando una cosa: dal punto di vista delle discipline tradizionali, la musica colta moderna, contemporanea, occidentale è quanto di più antitradizionale possa esistere, per cui di fatto si è cercato un attimo di dare un ordine, un senso alla presenza di interessi esoterici nei compositori e in che modo questi compositori possano avere avuto più o meno frequentazione di un certo tipo di conoscenze, ecco, diciamolo così, che vuol dire chiaramente slalomeggiare fra chi effettivamente ha guardato alla musica come un fatto primordiale, diciamola così, e chi invece semplicemente, pur avvicinandosi ad ambiti iniziatici, ha diciamo portato avanti una propria indagine più o meno personale, vuoi effettivamente sostanziale o vuoi puramente di moda, possiamo dire anche così, ma che comunque può non aver avuto ricadute nell'ambito del linguaggio musicale, nel senso che, dico l'ultima cosa in generale riguardo alla disciplina, la ricerca dovrebbe volgersi o rivolgersi a quell'ambito musicale in cui la impronta stilistica di un compositore non dovrebbe riconoscersi. Se io gironzolo fra il 500, il 600, il 700 e l'800 e posso tranquillamente permettermi di dire questo è Mozart, questo è Bach, questo è Wagner, questo è chiunque altro vogliate voi, parliamo di una concezione dell'arte moderna, contemporanea, attiva e personalistica. Va tutto bene, tutto fondamentale, considerando anche che la musica forse è l'unica arte che effettivamente apre all'assoluto, apre il contatto con la trascendenza, tant'è che ci sono molti più musicisti esoteristi che non artisti, poeti o pittori o architetti, però tuttavia chiaramente è un'arte contingentata e limitata dalle categorie spazio-temporali e dal
contingenza con cui l'artista si trova a confrontarsi. Va da sé che la tradizione parla un linguaggio assoluto, di conseguenza stiamo veramente cercando di, come dire, spremere il succo dalla rapa, però ecco, questo succo può essere in certi casi decisamente interessante. Veniamo quindi alla mia incursione nella monografia, che vede come protagonista Wolfgang Amadeus Mozart, perché Mozart è proprio l'esempio tipico del musicista che viene considerato come esoterista, in quanto è l'unico, o quello che più di tutti si è esposto fra i grandissimi musicisti, proprio delle varie, non so, Bach, Mozart, Beethoven, ok, Mozart, perché insomma della sua appartenenza alla massoneria non ha mai fatto mistero, e sappiamo cosa questo abbia comportato anche in termini di creazione compositiva. Perché la morte mi ha portato a Mozart? Perché la vita di Mozart è condizionata in un modo anche abbastanza raro, ecco, per i musicisti, per i personaggi di un certo anno, è condizionata, diciamo, proprio dall'incontro periodico con la morte, sia una morte subita, sia una morte che ha voluto portare anacronisticamente in scena. Per cui argomenti, ambiti con cui ci confrontiamo, Mozart e la morte in quanto esperienza personale, che comincia con la prematura morte della madre, passa attraverso la morte del padre, e termina chiaramente con una delle morti più misteriose della storia della musica, perché chiaramente la morte di Mozart rimane avvolta nel mistero e nella leggenda. Dall'altra parte abbiamo la creazione musicale, che porta Mozart a portare ad esempio uno fra i primi, o comunque non il primo, ma comunque il primo di un certo livello e adesso a noi universalmente noto, a portare la morte in scena nel melodramma. Parliamo di Don Giovanni, ma Don Giovanni non è solo la morte del commendatore in scena all'inizio dell'opera, è anche il ritorno dello spettro del commendatore che chiede conto a Don Giovanni di tutte le sue malefatte. Quindi la morte diventa una sorta di tribunale per il personaggio, che comunque è un personaggio archetipale. Il rapporto storicamente, mitologicamente primordiale fra Don Giovanni e il suo antagonista non è Don Giovanni e il vizio, non è Don Giovanni e le donne come la mentalità contemporanea ci va a pensare, ma è Don Giovanni e la morte e la sua mancanza di rispetto nei confronti anche dell'aldilà. Don Giovanni, ma non solo, c'è morte simbolica nel Così fan tutte, c'è morte simbolica e morte iniziatica ovviamente nel Flauto magico, seppure non espressa direttamente ma allusa dai passaggi simbolici che i personaggi attraversano nel corso dell'opera. Ovviamente non si può tacere anche dell'ultima grande pagina mozartiana, quella del Requiem, ma che ci porta di nuovo a contatto con la morte reale del compositore. Quindi magari già che ci siamo, troviamo il modo anche da dissipare un po' di dubbi e di equivoci su, su questo argomento. Ma la parte forse più interessante è quella in cui per la prima volta una grande composizione di un grande compositore si rivolge esplicitamente a una funzione iniziatico-rituale, e quindi faremo una bella disamina, che credo sia fondamentale, di un veramente di un unicum nella storia della musica, proprio perché di unicum si tratta all'interno di un periodo stilisticamente chiaro, illuminato, illuminante, illuminista, come quello dell'epoca classica di Mozart. E sto parlando della famosissima musica funebre massonica di Mozart, un brano straordinario di pochi minuti, ma che condensa veramente un sguardo verso l'assoluto che era raro trovare allora e probabilmente raro trovare anche oggi. Tutto qui. Io ho concluso il mio intervento. Eccomi, allora ti tolgo dal... Vedo che il tuo ritardo a riprendere la linea ci destabilizza. Cioè... No, perché mi sta andando il surriscaldamento al telefono, quindi l'ho dovuto appoggiare sul pavimento che è freddo. Bene, così, ma stasera abbiamo una tecnologia che non ci assiste assolutamente. Faccio rientrare Paolo, chissà per qualche secondo reggerà. Allora, adesso abbiamo passato Irene, abbiamo passato Alessandro e vi condivido la presentazione che abbiamo fatto con Massimo Centini, che non è riuscito ad essere qui, e poi anche subito dopo ci sarà Claudio Marucchi, che anche lui è registrato. Allora, aspetta, che l'avevo visto prima come si faceva, andiamo a rivedere.
Allora, qua mi è sparito. Altro. Ovviamente il bello della diretta, eh? Il bello della diretta sono anche le Madonne che uno tira, perché se no non ci sarebbe divertimento. Allora, mentre io smadonno, lascio parlare. Lascio parlare a questo punto Luca, visto che sei tornato, dopo ci saresti tu, io intanto mi ritiro nelle mie segrete stanze e cerco di trovare qual è il pulsante che devo schiacciare. Speriamo che la tua connessione regga e auguri per i prossimi minuti. Grazie Igor, beh, non mi abbandonare, mi raccomando, No, perché no, senza di te mi sento perso, lo sai. Allora, io mi no. presento, chiedo scusa per questo momento di vuoto, ho cambiato casa perché sono nelle valli dietro Torino e quindi non sempre la connessione è stabile. Adesso dovrebbe esserlo, chiedo solo conferma se mi sentite senza troppe Sì. interferenze. Benissimo, prometto che le prossime lezioni, chi vorrà esserci, saranno insomma svolte in un setting con meno rimbombo, ecco, più studiato. Oggi siamo un po' ospiti, ospiti. Molto bene, allora io mi presento, il mio nome lo vedete, io sono Luca Augusta, non mi conoscete perché questa è la prima volta che collaboro con Igor, almeno per queste sue lezioni online. In realtà io e lui ci conosciamo dai tempi in cui io frequentavo l'università e lui è stato gentilissimo nell'ospitare più e più volte conferenze che ho organizzato io, sia insomma, con gli studenti universitari, sia con ricercatori universitari. Ricordo una presentazione molto piacevole di un libro sull'origine della tragedia greca, che è ancora disponibile su YouTube, tra l'altro. Detto questo, io mi occuperò della morte nel mondo greco, che è il mio ambito di studi. Nella mia presentazione aggiungo che io sono laureato in forme drammatiche dell'antichità e in lingua e letteratura greca a Torino. Ho poi studiato a Parigi e a Siena. A Parigi in particolare mi sono avvicinato alla corrente dello strutturalismo, soprattutto per quanto riguarda l'antropologia del mondo antico. Quindi il taglio di queste mie chiacchierate sarà interdisciplinare. Ho già sentito cose molto interessanti in questi pochi minuti in cui sono rimasto connesso con voi, che poi adesso riprenderò brevemente perché vanno a integrarsi in quello che è un po' il mio piano delle attività. Ciò detto, io mi occuperò della morte, diciamo, nella cultura greca, che è un po' un assurdo perché con cultura greca si intende veramente un mare magnum che va dalle culture dei popoli pre-ellenici, quindi micenei, minoici, e arriva sostanzialmente alla chiusura delle biblioteche, ecco, in ambito cristiano. Partirò sicuramente da una lezione che io amo fare quando insegno ai miei studenti alle scuole superiori, ovvero come disfarsi di un cadavere. E questa, al di là di una facezia divertente, ci dice molto su una cultura, perché la cultura greca, sia quella delle origini, sia quella poi più vicina, diciamo, all'avvento del cristianesimo, dimostra un fatto, ovvero che la cultura greca è una cultura soppressiva nei confronti del cadavere. Che si tratti di un funerale eroico, quindi delle grandi pire, degli eroi, dell'Iliade, che si tratta dell'inumazione, il dato che noi abbiamo è una forma di considerazione del corpo come un residuo che l'uomo abbandona nella sua dimensione terrena e invece dell'anima come qualcosa che permane. Questo poi si sviluppa moltissimo nel pensiero di Platone, dove l'anima addirittura è l'unica a potersi continuamente incarnare in questo ciclo di dimenticanza e poi di reincarnazione. Detto questo, affronteremo il tema dell'Ade partendo dal presupposto che la definizione che a me piace per l'Ade greco è quella di una porta di Saloon, no? È una porta girevole in qualche modo, perché la speranza ovviamente di fronte alla morte è quella di poterla, diciamo così, revocare anche in forma surrogata. Mi vengono in mente, ad esempio, strumenti come quelli del sogno. Nel XX dell'Iliade noi abbiamo una pagina meravigliosa, è il sogno di Achille che sogna il suo compagno, il suo Eromenos, compagno in senso anche fisico, magari approfondiamo anche questo aspetto, che insomma è abbastanza noto,
e lo sogna appunto in riva al mare, vi è un confronto meraviglioso che Omero, chi per esso, ci mette in scena, il confronto tra le passioni del mondo dei vivi e la quiete del mondo dei morti, che ormai ha consumato il proprio dramma sulla terra. Riguardo all'Ade come porta girevole, poi possiamo spostarci nell'ambito della letteratura misterica, l'inno da Demetra, con la storia di Demetra e Core, quindi la madre che cerca la propria figlia rapita da Ade. Questo tra l'altro è uno spunto bellissimo, perché questo semplice archetipo si riflette in una miriade di episodi della letteratura greca e non solo, e arriva, questa è la mia co-ricerca, cioè una ricerca condotta con un'altra studiosa, e arriva fino al Gelsomino notturno di Pascoli. E anche questo appunto è un bellissimo esempio di come la struttura si possa poi incarnare in varie forme, anche al di là di una singola letteratura, di una singola cultura. Non da meno è il caso di Alcesti e Admeto, dove abbiamo un vero e proprio focus da parte di Euripide su ciò che accade a un'anima che insomma, incontra il mondo della morte, incontra un'altra dimensione, viene poi riavvocata nel mondo dei vivi, ma rimane incapace di rincollarsi perfettamente al suo sostrato vitale, perché ormai ha visto quello che vi è nell'altro mondo. E infatti la tragedia stessa di Euripide, l'Alcesti, si conclude con questa incertezza se Alcesti, riportata da Ercole, dall'Ade, sia davvero lei, potrà mai essere lei realmente. In tutto questo, e ci colleghiamo poi con l'ultima delle lezioni, degli incontri che terrò, Admeto, il marito di Alcesti, ha la soluzione pronta, perché egli, quando la moglie muore per salvare lui, tra l'altro, decide di appaltare a un artigiano la costruzione di una statua della moglie di perfette sembianze che dormirà con lui nel letto e che di fatto andrà a sostituire la moglie. Dal punto di vista del corpo, anche su questo tema si potrebbe discutere e trovare delle bellissime ricorrenze in altre culture, ma l'argomento interessante è che questo ci riporta alla dimensione della statua, e quindi tra i tanti modi per far girare la porta dell'Ade c'è anche quella della rappresentazione in forma di statua del defunto. Il collega poco fa, mi permetto di definirlo collega, chiedo scusa, non vi conosco ancora personalmente, parlava di Don Giovanni. Ebbene, l'archetipo fondante del Don Giovanni, una delle parti dell'archetipo del Don Giovanni, ovvero quella del convitato di pietra, cioè della statua dell'ucciso che si reca a punire l'uccisore, la possiamo rintracciare in Aristotele, addirittura, che cita una leggenda precedente, ed la leggenda di Miti di Argo, ovvero questo tale Miti di Argo che, ucciso un bel giorno, probabilmente in una corsa di cavalli, a quest'uomo viene eretta una statua, il suo uccisore, sotto mentite spoglie, si reca in città ad Argo per ammirare la statua, e la statua crolla su di lui, uccidendole. Quindi non solo la statua va a sublimare il corpo del defunto, ma ne fa addirittura le vendette. Questo è solo un filone che si potrebbe seguire, ma concludo regalando una perla, perché spero Igor me lo conceda, un mini bonus alla fine è quella dei 100 modi per morire in Grecia, 100 modi stupidi per morire in Grecia. Vi regalo solo il primo questa sera, che è quello del povero Elpenore. Siamo nell'Odissea, Ulisse e i suoi compagni sono sull'isola di Circe, sono ubriachi la sera mentre Circe se la spassa con Ulisse. Ulisse organizza la fuga, richiama i suoi compagni, e Elpenore, al suono dei corni, si sveglia all'improvviso, ancora confuso dal vino, corre verso la nave, ma si dimentica che per sfuggire alla calura era andato a dormire sul tetto della casa di Circe, e quindi cade nel vuoto e si uccide. Il povero Ulisse deve poi provvedere come può al funerale. Quindi ci sono veramente dei modi interessanti anche per poter sorridere di questo tema, che per il resto necessita sicuramente di un minimo di sdrammatizzazione. Esiste questo termine, chiedo scusa, sono stanco, per essere affrontato con il sorriso. Grazie. Grazie Luca. Adesso io dovrei aver capito come mettere mettere il video di... Aspetta, allora, perché se io faccio così viene layout cinematografico, ma noi non ce ne... Mi è scappato il sistema per far vedere i video. Io non so come... No, allora faccio andare avanti Francesca, che allora...
Parlando di Francesca, devo fare una piccola introduzione io, perché Francesca oggi fa il salto della quaglia. Nel senso che Francesca passa da allieva pro di Aretusa Academy, una di quelle, se non quella che si è fatta più corsi di tutti quanti, se la gioca con Sandro, ma è una battaglia tosta, e da studentessa pro diventa studentessa prof, no? Fa il salto e dopo averle rotto i coglioni per un po' di mesi, così per curiosità, l'altro giorno siamo andati a vedere da quando le sto chiedendo di fare questa lezione e siamo partiti il 7 di luglio. È dal 7 di luglio che le scasso di Zebedei, non dico con cadenza quotidiana, ma quasi, per fare questa lezione e finalmente ce l'abbiamo fatta. Francesca è appassionatissima di mondo egizio, è appassionatissima di facci vedere l'avambraccio così aspetta che ti metto in layout individuale che così si vede bene. Vedete lì come si è conciata Francesca e capirete di che cosa andrà a parlarci nella sua lezione. Io intanto cerco di nuovo di capire da capo come farvi andare in onda i video di Claudio e di Massimo. Vai Francesca. Grazie Igor, grazie per aver fatto tu l'introduzione prima di tutto. Allora, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui. Parlando di morte, sappiamo benissimo che non ci si può esimere dal tirare in ballo l'antico Egitto, perché la morte era al centro. Francesca, ti sei... Ah, ok, no. Ci sei o non ci sei? Io ci sono. Ok, allora, ti sei frizzerata un attimo. Vado avanti da dov'ero? Vai avanti da dov'eri. Ok, a partire dall'architettura per arrivare ai testi e alla religione. Ma il concetto di morte era indissolubilmente legato a quello di trasformazione, rigenerazione, rinascita e immortalità. La morte era infatti Duchem Mesut, la seconda nascita, la nascita ripetuta, ma era anche detta Mut, sinonimo della parola madre, in quanto era anche considerata il ritorno al grembo materno, proprio sotto forma dell'abbraccio della grande madre cosmica, la dea Nut, ma era anche identificazione con Osiride e con Ra. Vedremo come tutte queste sfaccettature non sono antitetiche, in realtà si arricchiscono l'una con l'altra e sono spesso anche copresenti nello stesso testo. Noi non parleremo del libro dei morti, non parleremo di quella smisurata produzione di testi funerari del Nuovo Regno che tanto conoscete tutti benissimo, libro delle caverne, libro delle porte, l'Imiduat, eccetera, eccetera. Noi andremo molto più indietro nel tempo, infatti partiremo da quegli antichissimi culti stellari che venivano tramandati probabilmente già oralmente nel predinastico e nel protodinastico, ma di cui troviamo ancora degli echi scritti nell'antico regno. Dove? Nei testi delle piramidi. I testi delle piramidi sono i testi che accompagneranno la nostra lezione, sono il testo funerario più antico del mondo, almeno tra quelli finora ritrovati. Compaiono in blocco per la prima volta nella piramide di Unis, ultimo faraone della quinta dinastia. Poi li troviamo ancora ampliati e leggermente modificati nelle tombe dei faraoni e di alcune regine della sesta dinastia. Dopodiché avremo quella che di solito si chiama evoluzione dei testi funerari, per arrivare ovviamente al Medio Regno con i testi dei sarcofagi e al Nuovo Regno con quei testi a cui abbiamo accennato prima, perché cambia proprio il paradigma religioso. I miti solari prenderanno il sopravvento e i culti stellari non spariranno mai del tutto, ma si sposteranno sullo sfondo. Perché non si parla mai dei testi delle piramidi, se non in contesti specifici? Perché sono testi oscuri, sono testi estremamente oscuri, non tanto dal punto di vista della traduzione, quanto proprio dal punto di vista del significato. Possiamo dire che per gran parte delle formule la chiave di lettura è andata perduta.
o forse era destinata fin dall'inizio ad essere compresa da pochi. Si parla infatti a tutti gli effetti di testi iniziatici. Vedremo come nell'antico regno, anche a livello formale, il destino dell'anima dell'iniziato è sostanzialmente diverso da quello della persona comune. Noi nella lezione viaggeremo insieme all'anima dell'iniziato, viaggeremo insieme all'anima del faraone di Unis e attraverseremo la Duat, questo oltremondo di cui tanto si parla, ma così spesso in modo veramente confuso. La Duat nell'antico regno era ancora una duat cosmica, quindi era una porzione di cielo ben precisa, ma come tutto il cosmo, secondo gli egizi, era fatta di acqua. Poi sappiamo che nel millennio ovviamente verrà spostata nel sottosuolo, diventerà un regno ctonio, diventerà il regno di Osiride e diventerà ovviamente prototipo di tutti quei regni inferi che troviamo nelle culture posteriori. Io la duat la chiamo la stazione delle anime. Perché qui le anime sostano e iniziano tutta una serie di purificazioni e trasformazioni, le famose Heperu, che noi ovviamente vedremo nel dettaglio durante la lezione, ma soprattutto vedremo un punto che di solito viene approfondito poco, cioè vedremo come dopo la Duat il destino dell'anima dipende da quello che la persona ha fatto in vita. Ma non tanto da un punto di vista del giudizio morale, come viene detto di solito, quanto proprio da un punto di vista della prontezza di quell'anima ad andare avanti, della prontezza di quell'anima a continuare il suo percorso evolutivo. E questo lo vedremo abbastanza approfonditamente e per farlo introdurremo anche quelle che vengono chiamate le componenti dell'individuo. Voi tutti conoscete il Ka, il Ba e l'Ah. Ma ce ne sono molte di più, io ne ho contate fino a 15. Non le vedremo tutte ovviamente in 2 ore, vedremo le principali e soprattutto vedremo come la riconnessione e l'integrazione di alcune di queste parti va iniziata in vita. Per questo si parla di percorso iniziatico. Va iniziata in vita e questa cosa determinerà come la integrazione potrà continuare e stabilizzarsi dopo il trapasso. Questa sarà la condizione base per cui l'anima possa raggiungere lo stato di Ahu, di spirito effettivo, di anima solarizzata, e soprattutto mantenere anche un nucleo di individualità dopo la morte. Sappiamo che questo concetto è molto caro a tantissime scuole esoteriche. E può anche interessare comunque a noi comuni mortali, tra le altre cose. La meta del viaggio saranno le Miyusek, le stelle imperiture, le stelle indistruttibili, incorruttibili, quelle che non tramontano mai e sono visibili tutte le notti dell'anno. Parliamo ovviamente delle circumpolari. Quelle sono la meta del viaggio dell'anima perché da lì l'anima arriva, così come da lì arrivano i Neceru, gli dei. Quindi l'anima dovrà ritornare alle stelle e dovrà essa stessa trasformarsi in una stella. E vedremo come. Ultimissime parole, che tipo di approccio voglio tenere durante la lezione? Allora, ci teniamo un po' sul filo del rasoio, nel senso che non sarà un approccio prettamente egittologico perché io non sono un'egittologa. Ma non cadremo neanche nella tentazione concretista e non parleremo di astronavi e dischi volanti. Io voglio mantenere un approccio simbolico perché dal mio punto di vista è quello più ricco di significato quando ci avviciniamo ad un testo sacro. La guida saranno i Medu-Neter, la parola del Dio, il geroglifico, perché quello ovviamente è il mio ambito di interesse e perché la mia idea sarebbe proprio di portare tutta una serie di formule tratte dai testi delle piramidi che ci accompagnino durante le varie fasi di questo viaggio e che permettano a chi parteciperà alla lezione proprio di avere un contatto ravvicinato, un contatto non mediato con questa lingua che veniva parlata almeno 5.000 anni fa, da quello che sappiamo, e che comunque, come vedremo in lezione, non è solo una lingua, è molto, ma molto di più. Quindi questo sarà quello che succederà nelle 2 ore di lezione. Spero che possa interessare. Vi aspetto.
e passo la parola al prossimo. Grazie e buonasera a tutti. Grazie Francesca. Provo con questo sistema qui, vediamo un poco se riesco a... Vabbè, almeno sto caricando il video, quindi riuscirò poi a farvi vedere i video di Massimo e di Claudio, speriamo. A questo punto passiamo la palla a Maurizio. Mauri, tocca a te. Ti faccio diventare grande, grande. Grazie. Eccolo. Mille. Buonasera a tutti. Io vi contatto dalla Norvegia, per cui c'è un pochino di ritardo. Mi vedo molto indifferita e non mi sento per niente, quindi vi chiedo anticipatamente scusa se succede qualche casino comunicativo. Comunque, io ho pensato di osservare il tema della morte nel mio ambito specifico, che è quello della cultura norrena, germanica e scandinava, nonché inglese antica, un pochino sotto tutti i punti di vista, più che altro per dare un'idea generale di come fosse vissuta la morte in questo tipo di cultura. Quindi inizierei il nostro incontro andando a vedere dal punto di vista materiale come veniva trattata la morte, cioè analizzando alcune sepolture, quindi qualche dato archeologico. In Italia purtroppo le sepolture germaniche sono molto povere di corredi, in quanto c'è stata una legge gotica che subito dopo essere arrivati in Italia i goti hanno vietato a tutti di mettere tesori veri e propri all'interno delle tombe, per cui non abbiamo degli esempi italiani veramente significativi, però abbiamo degli esempi interessanti nel nord Europa. A Oslo, vicino a Oslo, sono state trovate due, tre in realtà, navi sepolcrali molto ricche di corredo. In Inghilterra, a Sutton Hoo, c'è un importantissimo ritrovamento di una nave funeraria, di un cimitero di navi funerarie, veramente succoso dal punto di vista dei ritrovamenti, e ce ne sono altri nel nord Europa. Quindi farei una panoramica generale su questo argomento, per poi spostarmi sul concetto sia di corpo nella cultura nordica, in quanto era visto come un insieme di diverse componenti, e sia di cosa succede a queste componenti nel momento in cui sopraggiunge la morte. Quindi alcune di queste componenti si deperiscono, spariscono, altre potenzialmente si mantengono. Ora, c'è un argomento molto dibattuto negli studiosi della cultura nordica, e che è quello della reincarnazione. Noi sappiamo che i popoli nordici sono indoeuropei. Se andiamo a vedere in India, il concetto di reincarnazione è completamente condiviso, approvato, accettato, è una cosa all'ordine del giorno. In Europa invece no. Chi parla adesso di reincarnazione lo fa in virtù di un'influenza delle idee indiane che da inizio Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento, hanno cominciato ad arrivare in Europa con sempre maggior frequenza e quindi si sono diffuse in modo sempre più capillare. Però 1800, 1200 anni fa, nell'onda Europa, il concetto di reincarnazione, chi lo sa com'era, cioè è molto difficile stabilirlo. Ci sono dei dati che possono far pensare.
nella mitologia e nell'epica si affronta il tema della morte, vedremo in che maniera, vedremo ad esempio la morte di Balder, la morte e la resurrezione di Odino, la reincarnazione di Sigmundur in Sigfrido, nel ciclo dei Nibelunghi, nel Volsunga Saga, e vedremo quali sono le parti costituenti l'essere umano che effettivamente possono spostarsi in un nuovo essere umano dopo che la morte sopraggiunge. Dopo aver visto queste caratteristiche, vorrei invece spostarmi su un ambito più moderno, ovvero su, diciamo, quello che è più alla moda attualmente in ambito esoterico per quanto riguarda la cultura nordica, ovvero le rune, l'utilizzo delle rune. Vi sono delle rune specifiche che hanno a che fare con la morte. Io ne ho identificate 7 che fanno parte del Futhark germanico originario, quello più antico, e altre 2 che invece sono specificamente presenti solamente nel Futhark anglosassone. E vedremo quali sono queste rune, cosa significano e cosa possiamo capire dall'interpretazione di queste rune di quello che era l'approccio che avevano i nordici antichi sulla morte. Quest'ultimo argomento mi serve come presentazione per il prossimo corso che terrò con Aretusa, che si terrà a fine primavera e inizio estate, e che sarà un corso in 5 o 6 lezioni, devo ancora stabilirlo questo, specifico sulle rune dal punto di vista operativo pratico, cioè non tanto le rune come linguistica, questo l'abbiamo già fatto, non tanto le rune come oggetti divinatori, si potrà fare, ma rune come poteri effettivi, poteri magici effettivi. Come usarle, cosa farne, a cosa servono, come possono aiutarci. E con questo penso che la mia presentazione sia conclusa, per cui vi ringrazio di essere qua e vi saluto. Buona serata. Eccoci, allora, sono riuscito a trovare il modo di far partire il video di Massimo. Quello di Claudio mi dice che è troppo lungo, però ce l'avevo fatta quando avevo fatto le prove, perché uno fa le prove e poi però succede il putiferio. Massimo, riusciamo a mandarlo? Buonasera a tutti, io sono qui a parlarvi della mia lezione, che ha un titolo particolare, Vecchi da morire, no? Che insomma ci può far riflettere, ma visto l'ombrello sotto il quale siamo come tematiche, credo che non spaventi più di tanto. Il tema dominante è il geronticidio. Il geronticidio che cos'è? L'uccisione dei vecchi. Ovviamente pensiamolo in un contesto diverso dal nostro, in un contesto spazio-temporale diverso. E in questa chiacchierata che farò con voi vi porterò una serie di esempi di questa pratica che a noi oggi pare, come dire, terrificante, inaccettabile, al di là dell'etica, al di là degli aspetti giuridici. In realtà teniamo fermo alcuni punti, proprio antropologicamente parlando, cioè la figura del vecchio nel contesto della società, la figura del vecchio che diventa in qualche modo obsoleta, scomoda, da emarginare, da eliminare. In molte culture questo aspetto veniva affrontato con tutta una ritualità che adesso vedremo, cioè che vedremo nel corso della nostra chiacchierata, certamente con uno spirito diverso da quello che può a volte caratterizzare la nostra comoda reclusione nelle RSA di persone che in qualche modo sono vecchie, no? E fuori dalla società hanno una dimensione fortemente dominata dall'alterità.
Un anziano in Africa una volta mi disse: ho sentito dire che dalle vostre parti, per lui è l'Occidente, il mondo, i bianchi, ho sentito dire che dalle vostre parti voi prendete i vecchi e li portate a morire in una casa dove ci sono tanti altri vecchi, una casa grossa, un palazzone, e li lasciate lì a morire. Per loro l'anziano è la... come dire, è cemento armato, è la piglia della storia, della casa, della cultura, della società. Quindi immaginare una roba così era devastante, no? E detta così, riportate in una casa a morire, in effetti ci sembra, no, non è così. Poi se però ci pensiamo e ci mettiamo nei panni di una persona, di una cultura molto diversa da noi, che ha sentito dire delle cose en passant, frammentarie, e forse non aveva torto, no, dicendo quella cosa. Quindi il rapporto col vecchio nella cultura, naturalmente noi non viriamo in sociologia riflettendo su questo tema che abbiamo detto, che comunque è un tema attuale anche in relazione, uno, all'aumento degli anziani innegabilmente, due, al cambiamento di rapporto anche proprio in ambito domestico con le persone più anziane. Guarderemo l'aspetto eminentemente rituale, no? E quindi ci soffermeremo su aspetti appunto di questo tipo, guardando nel passato e facendo un excursus, credo, rapido su appunto questi temi che coinvolgono anche non solo il geronticidio in sé, ma la ritualità, l'antropofagia, insomma tutta una serie di elementi che cercherò di raccontarvi in questa ampia carrellata che questo corso raccoglie, dedicato a un tema che cerchiamo spesso di lasciare a margine, è parte integrante della nostra esistenza. Grazie e buon corso a tutti. Ok, allora io vedo che... No, Paolo è sparito di nuovo. Paolo c'è. Se nessuno ha qualcosa in contrario, visto che Paolo c'è, proverei a vedere se la sua connessione regge per questi pochi minuti, fin tanto che riesci a dirci qualche cosa. Alla perfezione. Mi senti? Mi sentite? Benissimo. Prova ad andare tu, vediamo che cosa succede. Ma spengo la videocamera perché... Oh, provo a vedere, provo a lasciarla accesa, voi ditemi come funziona. Allora, il tema... intanto mi presento, sono Paolo Riberi, sono uno studioso di storia delle religioni e in modo particolare di quel grande universo che sono i Vangeli apocrifi e più nello specifico i Vangeli gnostici. E proprio su questo punto ovviamente andremo a declinare il macro tema della morte. Come veniva concepita l'idea di morte nei Vangeli apocrifi? Si tratta di un tema veramente affascinante. Perché in qualche modo, senza, anche qua appunto rubo da Irene l'idea dello spoiler, quindi non sto a anticiparvi tanto, ma abbiamo una prospettiva radicalmente diversa non soltanto da quella del cristianesimo, che concepisce la morte in qualche modo come un passaggio a una dimensione ulteriore, laddove poi interviene un giudizio e quindi abbiamo un inferno e un paradiso, un bene e un male, e una sorte definitiva. Entrano in gioco istanze come la reincarnazione, ma anche come la dissoluzione perenne dell'individuo. E non solo, abbiamo anche tutta una tradizione che introduce il tema del sigillo, della magia e dell'attraversamento delle sfere celesti, che in qualche modo prelude poi a tutta quella che è una tradizione esoterica che coinvolgerà i successivi 2000 millenni. Siamo veramente agli albori,
Certo, siamo dopo il percorso greco che è già stato accennato prima, faremo molti riferimenti al pensiero di Platone e anche qualche cosa all'Egitto, dire il vero. Però prendendo le mosse da lì, getteremo le basi di quelle che saranno i due millenni successivi, di fatto. Gli gnostici si trovano un po' al crocevia tra antico e moderno. E, che dire, mi limito soltanto a citare un passaggio che è una promessa che dura ormai 2000 anni. Nel Vangelo di Tommaso si dice: chi ascolta queste mie parole non gusterà mai la morte. Che cosa intendevano gli gnostici? Qua veramente si apre la porta dell'alchimia, si apre una promessa di eternità, di immortalità. Veramente ci sarebbe molto altro da dire, ma mi limito a questo, quindi non una morte convenzionale, non una prospettiva post mortem convenzionale, ma un universo in cui l'individuo può dissolversi, può reincarnarsi, può accedere a uno stato che assomiglia molto a un nirvana o può vivere in eterno. Ecco, tutte queste vie sono lì, sono sul tappeto, anche perché il mondo dei Vangeli gnostici è un mondo estremamente vario, ma proveremo a mettere un po' d'ordine in questa galassia eterodossa che in qualche modo è stata mantenuta un po' in ombra nel corso degli ultimi due secoli. Sperando che si sia sentito, non approfitto oltre della bontà della mia connessione e ripasso la parola a Igor. Paolo, è andata benissimo. Quindi è crashato adesso. Beh, perfetto, magnifico, non poteva andare meglio. Allora, io sto vedendo che per la cosa della condivisione del video di Claudio mi è sparita l'icona condividi schermo. Non c'è, è mezz'ora mi sto guardando i manuali su come si fa e doveva esserci una cosa che non riesco a sbisciare. Mal che vada, se non riesco a trovarla mentre parlano Francesca e Nadim, la aggiungo nel video che tanto poi condivido domani mattina, quindi in qualche maniera ce la facciamo. Francesca e Nadim, a voi la parola, che potreste essere gli ultimi o i penultimi se riusciamo a risolvere la situazione. A voi. Allora. Buonasera a tutti, io sono Francesca De Luca. Nadim Zain. Buonasera a tutti. E a partire da quest'anno accademico abbiamo l'onore e anche il piacere di tenere per Aretus Academy dei corsi sull'Islam, in particolare sull'Islam esoterico, che è il nostro ambito di studi e di ricerca. Quando Igor ci ha proposto di tenere una lezione sul tema della morte, noi ci siamo gasati, visto che siamo in vena stasera di analogie astrologiche, da buoni ascendente scorpione, noi abbiamo accolto con favore, con entusiasmo questa proposta di Igor. E abbiamo deciso di andare oltre la morte, di parlare di reincarnazione. Ci siamo anche un po', diciamo, abbiamo un po' sconfinato, quindi non ci limiteremo soltanto alla cultura arabo-islamica, ma l'idea è stata comunque di Nadim, quindi devo sincera, abbiamo deciso di abbracciare questo tema nell'ambito delle religioni abramitiche, che comunque condividono un terreno comune. Quindi lascio la parola a Nadim. Allora, buonasera a tutti. Allora, ci occuperemo principalmente di due aspetti che sinceramente mi affascinano moltissimo, due aspetti minoritari rispetto alla vulgata delle religioni abramitiche. Ora, parlare di morte e Islam, per esempio, la morte nell'Islam, è parlare della morte nell'abramitismo, perché ritroviamo tematiche molto simili. Invece a me quello che affascina sono due aspetti fondamentali. Uno, la questione della reincarnazione, che si ritrova in alcune correnti gnostiche dell'Islam, in alcune correnti minoritarie, in alcune sette, quindi è presente questo aspetto della metempsicosi, come del resto è
molto presente nell'ebraismo, nelle correnti cabalistiche dell'ebraismo, il famoso Gilgul. Quindi c'è tutta una teologia proprio sulle anime che si reincarnano. E questo aspetto non era ignoto al cristianesimo. Intanto pare che Origene, uno dei padri della Chiesa, ne fu un seguace, e a livello sotterraneo nel cristianesimo si ritrovano delle eresie che proclamano la metempsicosi. Quindi la più celebre è il catarismo, ovviamente. Quindi sono rimasto affascinato da questo aspetto e ho deciso di parlare di una visione alternativa della morte presso le correnti abramitiche. Quindi si parlerà del Gilgul e di come ciò sia fondamentale per il Tikkun Olam in ambito ebraico. Parleremo della reincarnazione e della metempsicosi nelle eresie cristiane, in base a quali testi, in base a quali influenze. E poi nell'Islam, giustamente, come mai ci sono dei movimenti nell'Islam, anche in ambito soprattutto esoterico e anche alchemico, che contempla la metempsicosi? Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto molto controverso è quello dell'apocatastasis, la reintegrazione nell'assoluto. In genere nell'abramitismo corrente c'è il paradiso e c'è l'inferno, quindi una dannazione eterna e una beatitudine eterna. Però si ritrovano delle teologie e degli autori che invece ritengono che l'inferno non sia eterno e che tutto verrà riassorbito nell'unità divina, quindi l'apocatastasis. E anche questo è un tema che si ritrova in alcune correnti o in alcuni teologi, ovviamente in forma minoritaria. Quindi potrei dire che ci occuperemo degli aspetti alternativi, quasi un abramitismo alternativo, ovvero quegli aspetti minoritari che comunque sono stati presenti. Ok, tutto a posto. Abbiamo perso anche Igor, fantastico. Ma è strano perché siamo tornati... Nel momento in cui io stavo finendo... Sì, infatti, quindi abbiamo praticamente proiettato la nostra volontà, evidentemente. Igor, eccolo Igor. Mi è morto il telefono sul più bello. Se ti assenti di nuovo facciamo il colpo di stato, sappilo. Ok, direi che la tecnologia non mi sta assistendo per quest'ultima fase. Il video di Claudio, allora provo ancora a fare. Voi avevate finito, Francesca e Nadim? Sì, io nel momento stesso in cui ho finito se n'è andato via tutto, quindi è a posto. Ok, perfetto, benissimo così. Allora, io provo ancora un'ultima strada per vedere se riesco a inserire il video di Claudio. No, non funziona. Non funziona e non funziona. Il video di Claudio andrà in onda domani mattina quando ricaricherò questo video da capo, anche perché ho scoperto che i simpaticoni di YouTube hanno deciso di cambiare le impostazioni dei video che sono caricati da sito esterno che trasmette in streaming. Quindi non più con le stesse qualità e caratteristiche a livello di diffusione, di visibilità e di condividibilità, come si dice, di un video girato, caricato direttamente su YouTube o fatto in diretta da YouTube, ma con una serie di limitazioni che comunque mi hanno già imposto in altri video passati di cancellare, di ricaricare da capo come video di YouTube, non come video condiviso da una piattaforma esterna. Quindi comunque avrei dovuto farlo. Quindi a questo punto nel farlo aggiungo la parte di Claudio. Ebbene così. Io ringrazio tutti quanti, ci sono stati i soliti problemi di diretta, ma anche allora, riuscire a mettere insieme 9 persone contemporaneamente su una piattaforma sparpagliata in giro per l'Italia e per il mondo, arriverei a dire, con Maurizio che è dall'altra parte dell'Europa, non è facile, ogni tanto la tecnologia ci assiste, ogni tanto no. Ringrazio tutti quanti di essere riusciti ad essere qui.
Ringrazio coloro che vedranno questo video con l'aggiunta anche della parte di Claudio. Ringrazio Irene che farà la prima lezione, che sarà il 21 di marzo dalle 20.30 alle 22.30. Alessandro terrà la seconda lezione il 28 di marzo, sempre 20.30-22.30. Poi successivamente ci sarà Massimo Centini, di cui siamo riusciti a vedere il contributo. Dopo Massimo ci sarà, che sarà l'11 di aprile, va bene, poi io mi sto iniziando a flippare il cervello, poi ci sarà Luca, dopodiché pausa per il 25 aprile di una settimana, poi attacca Francesca, Maurizio, Francesca e Nadim e poi per ultimo Paolo. E ci aggiorniamo anche per tutti quanti i vari corsi che partiranno, le varie diramazioni che partiranno da questo corso interdisciplinare di cui appunto vi dicevo Irene, Luca, Paolo, Claudio e anche Maurizio faranno un approfondimento ulteriore di temi che verranno iniziati, che verranno cominciati all'interno della lezione appunto del corso interdisciplinare di cui parliamo questa sera. Vi ringrazio tutti quanti, state bene, nel post avete il link che vi manda alla pagina con appunto l'elenco dettagliato di chi, come, quando e di che cosa parla e tutte quante le informazioni tecniche del caso. Buona serata e grazie, ciao! Bene, bentrovati e un saluto a tutti quanti e spero che stiate bene. Diamo una introduzione breve, una sorta di pillola, diciamo così, introduttiva per la serie di incontri che dedicheremo a un tema. Igor ha avuto questa brillante idea di trattare questo tema che è ancora oggi un tema tabù, parliamoci chiaro. Non sono molti i luoghi, le piattaforme che si occupino, diciamo, di spiritualità, usando questa parola tra virgolette o nel senso più ampio del termine, che trattino quello che in realtà è probabilmente il movente principale della spiritualità stessa, ovvero la morte. E siamo ancora in un'epoca in cui risulta difficile trattare questo argomento e quindi un plauso sicuramente a Igor per l'acume e il coraggio e per quello che possono essere le mie competenze, chiamiamole così, ma anche i miei interessi, ecco, le mie curiosità e studi. La prospettiva sotto la quale mi piacerebbe guardare a questo enorme argomento è sicuramente quella innanzitutto dell'aspetto rituale. E in particolar modo, se parliamo della morte in relazione al rito, abbiamo due grandi pilastri, due grandi ambiti o categorie a cui possiamo affacciarci, dare un'occhiata. Uno a carattere, diciamo, antropologico, riguarda, ed è sicuramente un argomento interessante anche da sviscerare simbolicamente, riguarda il trattamento dei cadaveri. Ci dice molto su quelle che potevano essere le idee nell'antichità sul post mortem, sulle sorti dell'anima dopo la morte. E il trattamento dei cadaveri è considerato pressoché unanimemente il marcatore che ha segnato la differenza tra l'animale e l'uomo, in un'epoca in cui questa differenza chiaramente non può essere avvenuta in un momento, si tratta di un intero percorso, ma quando si comincia a trovare, scavando indietro nel passato, quando cominciamo a trovare in epoca molto antica alcune sepolture o alcuni modi di disporre i corpi dei morti, abbiamo un indicatore forte del distanziarsi dell'uomo dal regno animale. La concezione di una storicizzazione dell'individuo che si coglie come transitorio, che si coglie come avente una nascita, una vita e una fine di questa vita, una morte che poi si immagina proseguire altrove. È molto interessante che
tra i metodi più diffusi di trattare i cadaveri anticamente vi fosse quello della sepoltura o della tumulazione, in un certo senso della restituzione alla terra. Ricordiamo che il passato noi lo scopriamo scavando, l'archeologia si fa scavando e anche i morti sono stati deposti nella terra scavando. C'è un legame tra il passato e il trapassato, no? Il defunto. Chiaramente questa terra diventa contemporaneamente la culla, se immaginiamo il ruolo del seme nella terra che si orienta verso la luce e poi germoglia, e la tomba, l'idea quasi circolare di una restituzione del corpo al luogo della sua formazione o alla materia, gli elementi della sua formazione. È altamente suggestivo e poetico, no? Questo movimento circolare di restituzione dei corpi alla terra. Ancora più poetico è pensare che in molti casi i corpi sono stati deposti nella terra in quella che noi definiremmo posizione fetale, quindi ricostituendo la stessa postura che l'embrione, che il feto ha all'interno del grembo della madre prima di nascere. Si tratta veramente di una concezione circolare dell'esistenza. Il fatto è che poi, come ci capiterà di vedere nell'arco dei quattro incontri e in parte anche già nella serata che terremo su questo argomento, la singola serata che terremo su questo argomento, vedremo come i modi di trattare i corpi ci dicano qualcosa delle culture che riservano questo trattamento o quest'altro trattamento e ci dicano qualcosa a proposito dei destini dell'anima. Non è un caso probabilmente che vi sia un ruolo pregnante dei quattro elementi. La terra, come abbiamo detto, è sicuramente la protagonista principale, però abbiamo anche il fuoco e troviamo culture come quella indù che ha riservato ai cadaveri il destino della consunzione nella fiamma. E per chi aveva in Agni, cioè nel fuoco, un dio che era assimilabile alla bocca degli dei, si trattava di, inconsapevolmente, questo è chiaro, di vedere emergere un archetipo non lontano da quello che troviamo quando pensiamo al dio Cronos che si mangia i propri figli, che ingoia i figli. Nell'ingoiare i figli, Cronos, che come sappiamo è accompagnato simbolicamente dal falcetto, no? Con cui ha evirato suo padre Urano, e quella falce, Cronos vuol dire il tempo, come tutti sappiamo, la falce e il tempo riportano proprio all'iconografia popolare della morte, della mietitrice, che ha una falce e la clessidra, no? Ingoia i figli perché il tempo letteralmente ci divora. E in India il fuoco per i cadaveri serve ad estinguere i legami, serve ad estinguere i vincoli karmici, serve a liberare dalle pastoie della materia quell'anima che dovrà poi proseguire il percorso, perché lì abbiamo una logica del post mortem collegata alla reincarnazione, o meglio alla metempsicosi. Ma anche altri elementi compaiono, i galeoni infiammati lanciati sulle acque con cui i vichinghi celebrano alcuni funerali, e nell'India stessa non è raro che i corpi vengano anche restituiti ai fiumi, no? Quindi alle acque, e il ruolo dell'acqua con la sua componente liquida ci ricorda la restituzione a prima che la materia emergesse, cioè a quella parte dell'universo che si presenta come liquida perché ancora informe, la vera gestazione del cosmo, come nel mondo egizio con il Nun, o come le acque superiori rispetto alle acque inferiori nella cultura ebraica, il cui retaggio comunque risente della cultura egizia, e così via. E poi troviamo anche l'elemento aria, se pensiamo a quel un po' forte, un po' inquietante modo di trattare i cadaveri esponendoli sulle torri affinché gli uccelli dell'aria li divorassero, no? E in questo caso abbiamo forse una romanticizzazione estrema della restituzione alla natura, ma attraverso un'elevazione che sembra restituirci l'idea di
di salita, di ascesi dello spirito alleggerito una volta che si è liberato dai rapporti con la materia. Sicuramente quindi questo potrebbe essere un modo interessante di guardare ad alcune culture, come vi ho accennato, magari scandagliando alcuni aspetti simbolici più rilevanti, e perché no associarlo anche ad alcune peculiarità che troviamo nel mondo antico greco. Per esempio, nei riti funebri dell'antica Grecia, le donne, che entravano separatamente rispetto agli uomini, entravano scapigliate, disordinate, con le vesti stracciate, e si mettevano a un certo punto del rituale ad emettere dei suoni striduli, dei lamenti o degli urli, che erano tesi ad indirizzare la psiche, cioè l'anima del defunto, verso il regno dell'Ade, supponendo che i defunti, una volta morti, non avessero immediatamente contezza della propria condizione, quindi andassero le anime andassero aiutate a orientarsi verso il regno dell'Ade. Questo è quasi un retaggio sciamanico, o comunque riecheggia di un tipo di magia antica. Difatti questo rito sopravvive solo, tra virgolette, fino al VII-VI secolo avanti Cristo, poi man mano sparisce, così come i destini della magia sono sfumati gradualmente con l'avvento del pensiero filosofico nella Grecia antica. Però è molto indicativo di un tentativo pratico e riservato al potere femminile di prendere in consegna l'anima del defunto e di indirizzarla verso la sua nuova dimora, verso la sua nuova casa, il regno delle ombre. Sull'altro versante vorrei dare un'occhiata, e qui sicuramente spenderemo un po' più di tempo, almeno percentualmente non saranno divise in parti uguali, io vorrei dedicare più spazio e più tempo a un secondo tipo di relazione tra la morte e il rito. Vorrei dare uno sguardo ai riti di tipo necromantico, quindi a questa cultura trasversale che troviamo pressoché ovunque, di relazione con gli spiriti dei morti, di tentativo o di dialogo apertamente con gli spiriti dei morti per ottenere informazioni, che di solito dava a intendere che il defunto sapesse delle cose che noi su questo piano di esistenza non possiamo ancora sapere. Per esempio un punto di osservazione dello srotolarsi del tempo diverso rispetto a quello che abbiamo noi. Molto spesso l'interrogazione dello spirito di un defunto riguardava qualche forma di divinazione. Fammi sapere come andrà una certa cosa. E questo è interessantissimo perché dà appunto intendere al fatto che vi fosse una sorta di concezione dell'aldilà come un luogo in cui si acquisiscono delle conoscenze o in cui si ha una prospettiva maggiore, migliore o superiore rispetto a quella che abbiamo noi sulla faccia della terra. Celebre un caso, diciamo, biblico è quello della famosa strega di Endor, la necromante che ha il potere di evocare lo spirito dei morti, è citata nel libro di Samuele, nell'Antico Testamento, e diciamo protagonista di un resoconto piuttosto interessante perché include un dover tornare sui propri passi da parte del re Saul, che aveva fatto compiere strage, secondo i dettami del tempo, di tutti i maghi e di tutte le maghe o streghe. E dopo questa strage chiaramente si andava a caccia dei sopravvissuti per punirli e per dar loro questa giusta sentenza. Succede però che proprio in prossimità di una battaglia importante di Gilboa, il re Saul chiede ai profeti di far sapere qualcosa, interrogando lo spirito di Yahweh o di Jehovah, far sapere qualcosa su come agire nei confronti dei Filistei all'interno di questa battaglia. E udite, udite, capita che i profeti non riescano a ottenere da Dio una risposta.
E anziché rassegnarsi al fatto che in quel caso non vi era una risposta, Saul, che ha bisogno o reputa di aver bisogno di una risposta, riesce a far in modo di sapere che in un villaggio vicino al Monte Tabor era ancora presente, sfuggita alla strage, una strega, nota proprio per il suo potere, garantito da un certo tipo di talismano, di evocare gli spiriti dei defunti. E siccome lei era sfuggita alla persecuzione, la storia in questo caso include anche non solo una validificazione della necromanzia come arte magica effettivamente esistente, ma include anche una retrolettura di questo tipo. Non era stato un bene farli fuori tutti, perché possono essere utili anche loro. E quindi con questa storia abbiamo il re Saul che si presenta sotto mentite spoglie, naturalmente, da lei. Lei all'inizio è diffidente, poi però alla fine, quando lei lo scopre, viene, diciamo, convinta dallo stesso re che avrà salva la vita, che non si tratta di un tranello teso dal re per farla fuori, no? E così evoca lo spirito del profeta Samuele, che era deceduto da poco ed è colui che dà il titolo al libro biblico. E in questo rituale ecco apparire il fantasma, diciamo così, chiamiamolo in questo modo, mettendo il termine tra virgolette, di Samuele, che lo mette in guardia Saul da un grave pericolo che corre proprio nel corso della battaglia. Questo è un episodio che è forse il più noto per noi che veniamo da un retaggio culturale giudaico-cristiano. Mi piacerebbe indagare in questi incontri alcuni esempi di ritualistica necromantica. Ve ne sono in pressoché tutte le culture, come vi dicevo. L'obiettivo in questo caso non è fare una carrellata, una panoramica di vari esempi di riti necromantici, ma più che altro addentrarci nei fattori comuni e vedere in che modo l'umanità ha posto così tanta fiducia, diciamo, e di conseguenza poi anche temuto particolarmente, nella possibilità da parte di alcune persone di avvicinare questa energia. Ecco, questi sono i due grandi ambiti, con due piccoli esempi, a cui intendo dedicarmi nel corso degli incontri, sia per quello che riguarda la serata e soprattutto per i quattro incontri specifici che dedicheremo alla necromanzia. Questo è quanto. Vi saluto, io spero che stiate bene e mi auguro di rivedervi presto online e, perché no, anche dal vivo. Un bacio a tutti. Ciao.